signori, buongiorno e bentornati sul canale del Master Kyle. Io sono il Master Kyle, il vostro ospite su questo canale. Arrivati oramai alla quarta stagione del canale, direi che le parti fondamentali della teoria del Master oramai dovremmo averle grosso modo tutte affrontate. Sicuramente c'è ancora un sacco di roba su cui bisogna andare a scendere nel dettaglio, però diciamo che per questa stagione ci allontaneremo un attimo dalla teoria per avvicinarsi più alla pratica, cioè cosa voglia dire essere effettivamente un master che va a scrivere una storia da farla giocare ai suoi giocatori. Ovviamente però per farlo la prima cosa da fare è stabilire una serie di termini tecnici che ci permetterà di discutere in maniera corretta sui vari elementi che vanno a comporre la storia di un gioco di ruolo per evitare incomprensioni. Cominciamo effettivamente con oggi a discutere dei termini tecnici. Sul perché sia importante stabilire per prima cosa una terminologia tecnica, ci ho già dedicato un video l'anno scorso, non starò a ripetermi quest'anno, vi lascio qua su il link del video se dovete andarvelo a rivedere. Tra l'altro abbiamo anche un veggente, perché Giuseppe l'anno scorso aveva chiesto se sarebbe uscita una seconda parte di quel video, che è effettivamente il video che state vedendo adesso. Quindi smettetela di dire che non faccio il video che chiedete, basta che aspettate un anno. In quel video però abbiamo parlato dei termini tecnici generali rivolgendosi più che altro ai neofiti che si approcciano per la prima volta al gioco di ruolo. In questo andiamo a vedere la terminologia da utilizzare come master quando ci si appresta a scrivere effettivamente una storia. La prima cosa da definire è la campagna. Nello scorso video avevo detto che si tratta dell'arco narrativo principale. Effettivamente è corretto, ma andiamo ad approfondire. La campagna rappresenta la totalità della storia narrata. Ovviamente ha un inizio che non necessariamente potrebbe coincidere con l'inizio della storia dei giocatori. Come abbiamo visto sui video della struttura in tre atti, l'incidente iniziale che dà il via a una storia potrebbe essere anche precedente all'inizio delle avventure dei giocatori, o potenzialmente la campagna potrebbe cominciare in medias res, cioè con i giocatori che stanno già svolgendo dei compiti rispetto a cose che i loro personaggi sanno essere successe, ma che effettivamente non sono mai state giocate. La campagna ha una serie di potenziali finali possibili. Normalmente, quando una campagna inizia, l'unico finale possibilmente certo è quello in cui i giocatori falliscono quella che sarà la loro missione per quella campagna e quindi la campagna finirà male. Ovviamente questo è il finale che di solito non accade mai, perché i giocatori porteranno tramite la loro interpretazione a orientare il finale della campagna verso qualcosa di più positivo per loro. Può darsi che anche questo finale effettivo fosse stato previsto dal master all'inizio, molto probabilmente no. Sarebbe anche inutile cercare di prevederlo, tanto lo sanno tutti che le campagne non finiscono, chiunque vi abbia detto qualcosa di diverso mentiva. Una campagna, man mano che procede, potrebbe variare anche molto. Un po' perché l'interazione tra la storia del master e le storie dei giocatori potrebbero portare la campagna a orientarsi sia su temi sia su luoghi della narrazione che all'inizio non erano proprio prevedibili. Anche perché, al di là dell'aspetto narrativo del gioco, per via dei fatti della vita, una campagna potrebbe finire con persone che la giocano diverse da quelle che hanno iniziato la campagna. Il giocatore si è trasferito, il master è stato sostituito, si è aggiunta gente nuova e qualcuno se n'è andato via. Sono cose che capitano normalmente. L'elemento che rimane sempre coerente e differenzia una campagna da un'altra
e il contesto, quello che a volte sentite chiamare la lore. Ne parleremo più approfonditamente in un video a riguardo, magari già tra qualche settimana. Per adesso diciamo che quello che definisce la campagna è proprio il contesto, il mondo di gioco e gli eventi sequenziali che sono avvenuti in questo mondo di gioco che vanno a formare la sua storia e la sua mitologia. La campagna è iniziata da quattro giovani avventurieri scapestrati che abbandonano il loro villaggio per andare a cercare gloria e ricchezza esplorando i dungeon. Potrebbe finire anni dopo, sia in tempo di gioco che in tempo reale, con gli stessi quattro personaggi oramai assurti a divinità che si occupano di politiche interplanari. Il tema, i livelli di potere, probabilmente anche alcune locazioni del mondo sono cambiate. Quello che non è cambiato è proprio l'esistenza del mondo di gioco, che anzi adesso probabilmente sarà molto più approfondito di come lo era all'inizio. Su questo non diciamo altro, settimana prossima ho intenzione di parlare nel dettaglio proprio di le campagne e i loro finali, quindi ne parliamo settimana prossima. Subito sotto la campagna, a livello di organizzazione del racconto, ci sono le saghe. Gli eroi contro il malvagio tiranno, l'indagine per smascherare il misterioso culto, quella volta che ci hanno rapito i pirati spaziali, tutte queste sono saghe, cioè storie che mantengono una loro unità di coerenza di tempo e di spazio, normalmente hanno lo stesso tema, gli stessi PNG e sono anche giocate probabilmente dagli stessi giocatori. Potete intenderle come se fossero le stagioni di una serie di telefilm. Diciamo che una saga mantiene una sua unità di tempo e di spazio e molto probabilmente avrà dei personaggi, sia giocanti che non giocanti, ricorrenti in tutta la sua durata. È importante sottolineare questa continuità di personaggi perché al di là del fatto che i giocatori utilizzeranno probabilmente sempre lo stesso personaggio all'interno di una saga, ma magari potrebbero cambiarlo tra una saga e l'altra, molto spesso sono i personaggi non giocanti, sono i PNG a caratterizzare una saga, ricorrendo sia come alleati come antagonisti. Anzi, molto spesso una saga prende nome proprio dall'antagonista principale di quella. La saga del lupo mannaro, la saga dell'invasione aliena, la saga dei trafficanti di organi. Una campagna è formata dall'unione di varie saghe che si succedono normalmente in maniera cronologica e comunque logica una dopo l'altra. Normalmente ha un livello di tensione e di minaccia crescente che poi culmina con la saga finale. I giocatori potrebbero partire dalla saga del andiamo a uccidere il re dei goblin nel bosco e finire varie saghe dopo all'andare a uccidere il re dei demoni all'inferno. Non c'è una lunghezza specifica per quello che può essere una saga. Una campagna potrebbe averne moltissime, potrebbero essere molto lunghe, molto corte, alcune lunghe, alcune corte. Potenzialmente una campagna molto breve potrebbe essere formata da un'unica singola saga che inizia e finisce in coincidenza con la campagna stessa. Quando cominciate a organizzare i vostri appunti per creare la campagna, la saga è l'unità da cui dovete iniziare a lavorare. Dividete gli appunti per vari argomenti, poi prendete quello che cronologicamente è antecedente, cioè la prima saga, ideate un inizio e una fine per quella saga e poi cominciate a dividere la saga in una serie di passaggi intermedi. Questi passaggi intermedi saranno molto importanti perché andranno a formare l'ossatura vera e propria di quello che è un racconto scritto per il gioco di ruolo, ovvero sia le missioni, o se volete dirlo in inglese, le quest. Le missioni sono i singoli archi narrativi minori che vanno a comporre quella che è effettivamente la storia. Quello che li caratterizza è che ogni singolo arco narrativo è focalizzato verso uno specifico scopo.
i personaggi dovranno salvare la principessa, indagare sui misteriosi omicidi, hackerare il mainframe della megacorporazione. Quando organizzate la storia per il vostro gioco, prendete la saga su cui state lavorando in quel momento e suddividetela in missioni. Fondamentalmente spezzettatela in quella serie di passaggi fondamentali che i giocatori dovranno eseguire per portare a termine la saga. Le varie quest che compongono una saga non devono necessariamente essere sequenziali o collegate tra di loro. La saga del Signore dei Lich potrebbe prevedere che i giocatori debbano andare a recuperare una determinata arma, poi spostarsi a un'altra parte, poi sconfiggere una serie di intermediari per poi arrivare a sconfiggere il Signore dei Lich, tutte concatenate. Ma la saga della difesa della cittadina potrebbe essere formata da 5 o 6 missioni totalmente slegate una con l'altra, ognuna con un proprio tema, i propri PNG e un proprio finale, il cui unico nesso logico è che sono tutte azioni intraprese in qualche modo per favorire o per prevenire danno alla cittadina. In ultimo c'è la scena, l'unità fondamentale di una campagna. La scena rappresenta una singola situazione di gioco che i giocatori sono chiamati a risolvere. Potrebbe essere il combattimento contro un avversario, una serie di prove per superare un ostacolo ambientale, parlare con un PNG per ricavare informazioni sulla quest, sulla trama o sull'ambiente. Potrebbe anche essere semplicemente un momento in cui i giocatori parlano tra di loro scambiandosi informazioni. Come ogni saga deve essere divisa nelle quest fondamentali che la compongono, ogni quest deve poi essere successivamente suddivisa in scene a cui i giocatori dovranno partecipare. Questo è il primo livello di scrittura a cui cominciate a essere influenzati anche dal sistema di gioco che state usando e non solo più dalla teoria della narrazione. Se infatti ai livelli alti il gioco di ruolo non è influenzato dal sistema che sta giocando, le storie si raccontano allo stesso modo da migliaia di anni, non sarà sicuramente il gioco di ruolo a cambiare la cosa, a un livello micro il sistema invece diventa molto importante. In base al sistema che state utilizzando, alcune scene potrebbero essere molto più facili o molto più difficili da gestire. Potrebbero anche esserci scene che non potete gestire o scene che siete assolutamente costretti a inserire in base al gioco che avete scelto di utilizzare. A volte il canone fondamentale è proprio la gradevolezza della scena. Un sistema potrebbe rendere più divertenti da giocare determinate scene rispetto ad altre. Un combattimento in Dungeon World o in Cani della Vigna sicuramente sarà molto più veloce da gestire rispetto a uno in Dungeons and Dragons o in Dark Heresy. Dark Heresy offre molte più opzioni rispetto a Dungeons and Dragons per quello che riguarda le prove sociali e l'influenza che un personaggio può esercitare sul mondo circostante tramite le proprie conoscenze e i propri contatti. Un combattimento in Dungeon World non sarà meccanicamente diverso da qualsiasi altro tipo di scena. Un Dark Heresy potrebbe permettervi di inserire molte scene in cui i personaggi combattono ideologicamente, combattono in maniera sociale, confrontando argomentazioni con altri PNG. Mentre un D20 System ha una mole enorme di regole proprio per il combattimento tattico che vi permetterebbero di poter creare un'intera campagna senza inserire nient'altro che pure scene di combattimento, se decidete di utilizzare quel sistema. Ovviamente, in base a quale sistema avete scelto, alcune scene risulteranno meglio e alcune risulteranno peggio. Diciamo che per oggi il video finisce qui, bello lungo, ma così vi rifate della pausa estiva. Tra l'altro voglio salutare tutti quelli che si sono aggiunti durante l'estate perché
veramente molte persone, non me l'aspettavo. Nei prossimi video, e praticamente in tutta questa prima parte della stagione, tenetevi forte, perché continueremo a parlare in un modo o nell'altro della teoria narrativa e di come applicarla nella pratica alla scrittura per il gioco di ruolo. Come sempre, se avete domande, dubbi o perplessità, scrivetemi nei commenti qui sotto e scrivetemi anche se voi utilizzavate questo genere di classificazione, se non lo utilizzavate, se utilizzavate qualcosa di diverso, se non ritenete che bisogna essere classificato e perché. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like e condividetelo, che aiuta a crescere il canale. Schiacciate sulla campanella se volete che vi vengano mandate le notifiche. Io sono il Master Kae, noi ci vediamo nel prossimo video.